Sebbene inizialmente molti temessero che si sarebbe comportato in modo non dissimile da Nerone, Tito fece ricredere tutti. Divenne tanto amato da essere poi definito amore e delizia del genere umano, poiché nessuno venne condannato a morte durante il suo principato. Completò anche la costruzione del Colosseo, iniziata dal padre, e lo inaugurò. Racconta Svetonio che Tito portava lo stesso cognome del padre, fu chiamato amore e delizia del genere umano. Tali doni aveva avuto di intelligenza, capacità e fortuna da guadagnarsi la simpatia generale, e ciò anche come principe, cosa che è più difficile. Mentre, da privato cittadino e ancora durante il principato di suo padre, non gli erano mancati né le inimicizie né tantomeno la riprovazione pubblica. Era nato il 30 dicembre dell'anno che rimase segnato dall'assassinio di Gaio in una squalida abitazione nei pressi del Settizonio, in una stanzuccia angusta e senza luce che ancora si conserva e viene mostrata ai visitatori. Fu educato a corte assieme a Britannico e istruito con lui nelle stesse discipline e dagli stessi maestri. Si dice che, appunto in quel tempo, un fisionomista, fatto venire da Narciso, Liberto di Claudio, per scrutare il volto di Britannico, avesse affermato senza esitazioni che costui non sarebbe stato imperatore, ma lo sarebbe divenuto invece senza dubbio Tito, che in quel momento gli stava al fianco. Era tale del resto la familiarità da far pensare che quando Britannico morì, per aver ingerito una bevanda avvelenata, anche Tito, seduto a mensa con lui, ne avesse bevuto. Certo, rimase per lungo tempo gravemente infermo. Più tardi, memore di tutto ciò, fece erigere a Britannico una statua d'oro sul Palatino e un'altra gliela dedicò d'avorio, che lo rappresentava a cavallo e che ancora oggi viene portata in processione quando si inaugurano gli spettacoli del circo. Subito, fin dall'infanzia, si profilarono le sue doti fisiche e intellettuali, che poi si confermarono sempre meglio con l'andar degli anni. Un corpo armonioso in cui si fondevano dignità ed eleganza, una notevole robustezza nonostante la statura non molto slanciata e un addome un po' troppo pronunciato, una memoria eccezionale e una disposizione naturale a qualsiasi disciplina civile o militare. Era abilissimo nell'esercizio delle armi e nel cavalcare, pronto e versatile nel discorrere sia in latino sia in greco, come pure nel verseggiare anche in modo estemporaneo. Non privo di conoscenze musicali, tanto che sapeva cantare e danzare piacevolmente e con perizia. Da parecchie testimonianze ho appreso che era anche solito prendere appunti con grande rapidità, mettendosi in gara per scherzo e divertimento con i suoi amanuensi, e che sapeva imitare qualunque grafia. Tanto da confessare più di una volta che sarebbe potuto essere un meraviglioso falsario.